Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con la lettura con le notizie nazionali. Misure anti-Covid, ok del CTS alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone di controllo. Speranza dice ho proposto divieto feste private. La riunione del Comitato Tecnico Scientifico dà via libera alla quarantena accorciata da 14 a 10 giorni, come già succede in Germania, e per uscire dall'isolamento basterà un solo test negativo. Dopo 21 giorni un asintomatico è libero anche se ancora positivo. Verso il nuovo DPCM, Boccia ha convocato le regioni. Speranza da Fazio dice 75% contagi avviene tra i familiari e Di Maio dice entro fine anno le prime dosi di vaccino. Coronavirus sabato record di casi in Europa, 123.000. In Francia ieri altri 16.000 contagi. Londra valuta un nuovo lockdown nazionale. In Gran Bretagna è tornata sul tavolo l'ipotesi di una nuova chiusura totale. Il professor Jonathan Van Tam dice abbiamo raggiunto il punto di non ritorno. Parigi registra una flessione dopo quasi 27.000 positivi di ieri, ma i numeri restano molto alti per una domenica, giornata tradizionalmente di afflusso più lento dei dati e quindi con cifre nettamente più basse. Misure anti-Covid, il Viminale dice mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto. La circolare firmata nella serata di sabato dal capo di gabinetto Bruno Frattasi chiarisce ai prefetti le disposizioni contenute nell'ultimo decreto legge approvato dal governo il 7 ottobre scorso. Il testo, scrive, esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria. Coronavirus, un weekend di multe. Dai rave party alla movida senza mascherine. Il Viminale dice oltre 67.000 i controlli solo sabato. Da nord a sud si moltiplicano le sanzioni per mancato uso delle mascherine e per gli assembramenti davanti ai locali notturni, pieni nel fine settimana. Il ministro dell'Interno, Lamorgese, ha annunciato controlli più severi anche per le feste private e gli esercenti. Dice serve responsabilità da parte di tutti. Comunali, Di Maio dice Raggi, non mi fossilizzo sui nomi, alleanza col PD sui programmi. Poi lo staff precisa, sostiene la sindaca. L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle sulla possibile candidatura della sindaca uscente, nonostante la contrarietà del PD, ha detto non mi fossilizzo su Sala o sulla Raggi, per me ha lavorato bene. Noi dovremo affrontare insieme il tema di tutte le città senza scaricare nessuno. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus bollettino Campania per l'11 ottobre, il nuovo bollettino appunto della regione sui contagi in Campania dice scendono ancora i positivi, 63 oggi quindi a ieri, meno 31 ma sono due nuovi decessi, 5.456 casi totali in Italia, sopra i 1.000 solo la Lombardia, aggiornati appunto all'11 ottobre con 26 morti. Bomba d'acqua su Posillipo, la strada diventa un fiume, il maltempo che ha colpito Napoli nelle ultime ore, preannunciato dalla Protezione Civile in un'allerta meteo che durerà fino ad oggi, sta causando molti disagi, in particolare a Posillipo. Le strade sembrano fiumi a causa di una vera e propria bomba d'acqua. C'è un video appunto postato che si vedono auto e pullman in grande difficoltà in via Posillipo. Ci sono stati uguali disagi anche in via Manzoni e a Fuorigrotta. Mascherine obbligatorie anche all'aperto per le attività motorie. Il Viminale ha resa nota una circolare sull'obbligo di mascherina anche per attività motorie all'aperto. Si tratta di un chiarimento sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l'uso della mascherina esenta
dall'obbligo di utilizzo, scrive Frattasi, solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata invece dall'obbligo in questione. Positivo bimbo nato da pochi giorni, era nato sano. Un neonato di 30 giorni è risultato positivo al Covid-19. Il piccolo residente a Piano di Sorrento era nato sano nell'ospedale di Castellammare di Stabia, ma nei giorni scorsi aveva accusato diarrea e febbre. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Specie invasive e danni all'ambiente, c'è la guerra dichiarata agli alieni. Piante e animali spesso liberati in natura o importati stanno mettendo a dura prova la nostra biodiversità e la regione corre ai ripari. La nostra regione è speciale anche dal punto di vista naturalistico perché si tratta di un territorio ricco di biodiversità anche grazie al fatto che si tratta di una sorta di corridoio biologico che mette in comunicazione area balcanica e area alpina lungo il quale transitano animali di ogni genere, spesso impegnati nel colonizzare nuovi territori. Coronavirus, 97 nuovi casi e un decesso appunto in Friuli Venezia Giulia. A perdere la vita una 94enne di Romans, deceduto nella RSA San Giusto. Nuovi contagi nelle scuole e nel sistema sanitario. Si registra ieri appunto un nuovo decesso legato al Covid-19 e a perdere la vita, come dicevamo, una 94enne di Romans che si è spenta nella RSA San Giustos. Sale quindi a 356 il numero dei morti con coronavirus. Esce di strada, l'auto si cappotta nel campo, incidente del tardo pomeriggio a Fiume Veneto in via Policreta, ferita in modo non grave la conducente. Un incidente del tardo pomeriggio intorno alle 18.30 a Fiume Veneto in via Policreta, la conducente ha perso il controllo dell'auto che dopo una serie di carambole ha terminato la sua corsa a ruote all'aria al lato della carreggiata. La donna è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo. Fiamme in un appartamento, palazzina invasa dal fumo, un incendio nel primo pomeriggio in via San Giacomo in Monte a Trieste. Poco prima delle 14 i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti in via San Giacomo in Monte per un incendio al quarto piano di una palazzina che ha interessato l'ingresso di un appartamento. I fumi della combustione hanno raggiunto anche gli appartamenti ai piani superiori. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.